Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è un video un po' diverso dal solito perché vi parlerò dei libri letti del mese di ottobre, in realtà a metà ottobre. Di solito il mio canale parla di altro, anche se qualche video in realtà sui libri li ho fatti. I libri in realtà sono la mia più grande passione, prima ancora della cosmesi, e visto che il canale rispecchia le mie passioni e ho deciso di inserire ogni tanto anche qualche video sui libri. Ho passato gli ultimi 3 anni leggendo veramente pochissimo perché stavo facendo le scuole serali e non avevo il tempo di leggere. In realtà io sono una persona che legge tantissimo. Dopo finita la scuola, dopo aver dato l'esame di maturità, ero entrata in un blocco del lettore gigantesco e sono riuscita a uscirne verso metà ottobre. E volevo appunto parlarvi dei libri che ho letto in questo mese, nel mese di ottobre. Allora, voglio partire con una trilogia di libri molto carine. In realtà sono libri consigliati per dei ragazzini da 11 anni, 12 anni, che però io ho letto con molto piacere e che mi hanno fatto uscire dal blocco del lettore, che comunque voglio consigliarli sia a dei ragazzini, ma anche a delle persone adulte che magari hanno poco tempo o non hanno voglia di letture impegnative oppure vogliono uscire un po' dal blocco del lettore. E sono Profumo di cioccolato, Profumo di meringa e Profumo di zucchero. Vi metterò le foto perché io li ho letti in ebook. Sono di Catherine Littlewood. Io sicuramente poi sbaglierò a pronunciare tutti gli autori, io ve lo dico di già. Comunque, sono 3 libri che mi sono piaciuti tantissimo. E di che cosa parlano? Parlano di questa pasticceria di famiglia, dove la madre e il padre creano questi dolcetti aggiungendo però delle magie agli ingredienti, degli ingredienti magici, ecco. La figlia scopre appunto di questa dote della madre e non vede l'ora di intraprendere come la madre la carriera di pasticcera magica. Ovviamente poi durante i racconti succedono mille cose, cioè hanno un ricettario magico che devono tenere nascosto, i genitori devono partire a un certo punto per aiutare una cittadina in difficoltà, una città in difficoltà e nel frattempo lasciano appunto la figlia e gli altri 2 fratelli da soli in casa e succederanno varie cose. Come ho detto, sono 3 libri molto leggeri, ma che mi sono piaciuti molto, soprattutto il primo. Sono 3 libri da leggere appunto uno dietro l'altro perché la storia diciamo che non finisce, quindi bisogna continuare a leggerli. Però veramente molto carino, mi è piaciuta la storia, mi sono piaciuti i personaggi, mi sono piaciute molto anche le copertine, ve li consiglio. Altro libro che ho letto sempre in ebook è Il bambino con il pigiama a righe. Io avevo visto il film, che non mi era piaciuto per niente, e avevo il libro in ebook che non avevo mai letto e ho deciso di leggerlo. Devo dire che rispetto al film il libro mi è piaciuto tantissimo. La storia è leggermente diversa, ma di poco in realtà al film, però non so perché mi ha preso di più. È la storia di questo bambino che si deve trasferire con i genitori e la sorella in una nuova casa perché il padre è comandante di Auschwitz e appunto si trasferiscono vicino ad Auschwitz e questo bambino si ritrova in questo posto sperduto nel nulla. Era prima abituato a Berlino, quindi a una città molto viva con i suoi amici, eccetera. Si ritrova in questa casa dove non c'è niente da fare. Dalla finestra vede Auschwitz. Lui ovviamente non sa che cos'è, non sa cosa sono queste persone in pigiama, perché hanno il pigiama. E lui, in una delle sue esplorazioni, vicino alla rete, trova dall'altra parte della rete un bambino della sua età con il pigiama a righe, ovviamente, e diventano amici. E poi da lì non vi dico che succede. Comunque, mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto anche, mi ha fatto anche a tratti ridere, una risata un po' amara, però questo bambino, non sapendo le cose come stanno realmente, si
fa delle supposizioni che ovviamente sono surreali e fanno un po' ridere, però sono pensieri di un bambino di 9 anni, mi sembra. Quindi è una lettura che mi è un libro molto piccolo, sono tipo 128 pagine e è un libro che ho letto molto velocemente, che mi è piaciuto, mi sono piaciuti i personaggi, mi è piaciuto come era scritto e ve lo consiglio. Ultimo libro che ho letto è Ranch Bacchetta Magica. L'autrice del libro è Caroline Michelson. Io di lei ho letto vari libri, sempre in ebook, sul Natale. Bellissimi, sono libri veramente un po' stupidini e piccolini, di 90 pagine, 100 pagine circa, dedicati al Natale, che mi sono piaciuti tantissimo. E mi mancavano da leggere 2 libri, ne ho letto intanto uno, che appunto è questo. Ranch Bacchetta Magica parla di questa fata madrina che viene mandata dal suo capo in un ranch a fare la babysitter a 2 bambini, perché la madre era via per qualche settimana, e i bambini sono insieme allo zio, che è un cowboy che deve partecipare a una gara con i cavalli. E niente, ovviamente c'è una storia d'amore, è un libro molto molto leggero, è una specie di rosa ma con un tocco di magia. Anche questo molto carino, ma rispetto agli altri libri, sempre della stessa autrice, che ha scritto questo, mi è piaciuto un pochino di meno, mi sono appassionata un pochino di meno, forse la storia era un pochino più, non lo so, poco approfondita e quindi mi è piaciuto un po' meno, però in ogni caso è un librettino che si legge in un paio di ore e ci può stare alla fine. Passando poi ai libri cartacei, allora ottobre è un mese appunto un po' più cupo perché c'è Halloween, autunno, eccetera. Io adoro in ogni caso i libri horror o comunque un po' creepy in generale, però Halloween è Halloween, quindi mi sono buttata su delle letture un po' più adatte a questo periodo. Allora, il primo libro che ho letto è questo, Grimorio. Costa 15 euro ed è edito Abbi Editore. Bellissimo esteticamente, bellissimo, è un libro bello, pieno di bei disegni, di belle illustrazioni, scritte bene, proprio esteticamente è bellissimo, il libro più bello che ho forse. Ne ho presi altri sempre di Abbi Editore che però devo ancora leggere. Che cos'è questo Grimorio? Praticamente è una raccolta di racconti e non solo, ci sono anche tipo dei documenti che parlano della caccia alle streghe. Comunque sono questi racconti sulle streghe che sono estrapolati da altri libri. Allora, io devo fare una premessa: no, a me non piacciono le raccolte di racconti, non le sopporto. In questo libro alcune storie mi sono piaciute di più, altre un po' di meno. C'è da dire però che col fatto che sono state estrapolate solo alcune parti da dei libri, alcune storie non hanno una fine e quindi non hanno neanche, si può dire, un senso. Alcune storie le ho trovate proprio boh, non lo so, altre sono carine. Devo dire che se non fosse così bello esteticamente, probabilmente non l'avrei promosso come libro, ma siccome è bello lo promuovo. Non lo so, mi aspettavo qualcosa di più. Ripeto, esteticamente stupendo, i racconti non tanto. Un libro che invece ho preso perché ne parlavano tutti, tutti lo consigliavano per Halloween, tutti erano super contenti di questo libro, è L'incubo di Hill House di Shirley Jackson. Da questo libro hanno fatto un film che è Presenze, non so se l'avete visto, io lo guardai e ero piccola, comunque mi piaceva in realtà, mi faceva anche paura al tempo. Il libro di che cosa parla? Allora, intanto il libro non mi è piaciuto, il film invece sì, che è una cosa che capita raramente. Allora, praticamente c'è questo dottore che invita delle persone che hanno avuto delle esperienze paranormali a passare l'estate a Hill House perché vuole fare un esperimento scientifico per quanto riguarda appunto il paranormale. La protagonista principale, diciamo, in realtà sono un po' tutti i protagonisti, però quella principale è Eleanor, se non sbaglio. Passano appunto queste giornate in questa casa dove ovviamente succedono cose paranormali. Allora, intanto a me Eleanor non mi è piaciuta, era
lagnosa, molto insicura, troppo insicurissima su qualsiasi cosa facesse, dicesse, pensasse. Era veramente, per quanto mi riguarda, insopportabile. Ma a parte questo, il libro aveva iniziato a prendere una buona piega, cioè a crescere, iniziavano a succedere cose, iniziavo un po' a rimanere col fiato sospeso. Oh mio Dio, continuavo a leggere, e poi a un certo punto, sul più bello, quando sembrava appunto che il libro avesse preso la via giusta, la storia è calata di nuovo. Mi sono annoiata terribilmente. Costa 12 euro, sono poche pagine perché 233 pagine, però no, nel senso, no. Non mi è piaciuto, poteva essere di più, l'idea era buona, è stata secondo me sviluppata male. Poi è un'impressione mia, ovviamente, perché io, ripeto, ho sentito moltissime recensioni super positive di questo libro, però a me purtroppo non è piaciuto per niente. Altro libro, questo non è di paura, però è un po' cupo, un po'... sì, e è L'incanto di Cenere di Laura McLem. McLem, credo, comunque è un'autrice italiana. Questa qui che cos'è? È la rivisitazione di Cenerentola. Praticamente è una Cenerentola totalmente al contrario, e questo ribaltamento della storia mi è piaciuto molto, perché Cenerentola è una storia d'amore, qua invece è una storia di male, una storia oscura. I buoni diventano cattivi, e mi è piaciuto appunto per questo, perché c'è questo ribaltamento dei ruoli, del bene e del male. Mi è piaciuto. Anche qua è un libro piccolo, 9,90 euro, 212 pagine. A me è piaciuto. È piaciuto perché, nonostante Cenerentola e le rivisitazioni di Cenerentola, insomma, ne abbiamo viste parecchie, questa mi è piaciuta proprio per questo sconvolgimento totale della storia. I personaggi mi sono piaciuti. Sono dei bei personaggi forti, soprattutto le donne e le ragazze. Mi è piaciuto anche come era scritta la storia, perché scorreva molto molto bene, non mi sono mai annoiata. È scritto grande, come vedete, quindi anche questo è un libro che si legge veramente velocissimo, e mi è piaciuto. Mi piace anche la copertina, e mi piace tutto. Di questo libro ve lo consiglio. Ovviamente anche qua non stiamo parlando di massimi sistemi, stiamo parlando di libri che si leggono veramente in poco tempo. E appunto per questo voglio parlarvi dell'ultimo libro che ho letto a ottobre. L'ultimo libro che ho letto ad ottobre lo volevo da un'eternità, perché io da piccola ero fissata con il cartone animato che era Frisbee e il segreto di Nim. Il libro si chiama La signora Frisbee e il segreto di Nim, ed è di Robert C. O'Brien, comunque ve lo lascio scritto. Troverete poi, casomai vi metto i link di questi libri, non so, li prenderò da IBS, la vedrò. Questo libro all'inizio, cioè per anni, io non l'ho mai trovato neanche usato, finalmente è riuscito. Questo libro qua è di Mondadori. Costa 16 euro e mi sembra c'è anche la versione più economica da 9,90, credo. Bellissima la copertina, bellissimo il libro. È un libro che ha all'interno anche qualche illustrazione. E non so se la conoscete la storia, ma è la storia appunto di Frisbee, che è questo topolino di campagna che vive in una tana nel campo di un contadino insieme ai suoi tre figli. Il marito è morto e lei deve spostare i figli e la casa prima che finisca l'inverno e che il contadino passi con l'aratro sopra appunto il campo, quindi sopra la sua casa. Uno dei figli si ammala, ha la polmonite e quindi non può uscire di casa, e quindi lei è costretta a chiedere aiuto ai ratti che stanno vicino alla casa del contadino, e da qua scoprirà dei segreti riguardo il marito, riguardo questi ratti, e partirà appunto la sua avventura per riuscire a spostare la casa in tempo prima dell'arrivo dell'aratro del contadino.
bellissimo come è bellissimo il cartone animato. La storia è leggermente diversa in alcuni punti, soprattutto nel finale, ma mi è piaciuto tanto quanto il cartone animato. Il cartone animato un po' di più perché me lo ricordo con gli occhi di bambina e quindi è nel mio cuore, ma comunque è un libro bellissimo che ve lo consiglio se avete amato quel cartone animato, ve lo consiglio anche da leggere magari a vostri figli o da farlo leggere ai vostri figli, qua consigliato dai 9 anni, ma è bellissimo in realtà anche per gli adulti, a me è piaciuto tantissimo e quindi niente, questo, non mi separerò mai da questo libro perché l'ho cercato da anni e sono contentissima di averlo e quindi niente, anche questo è super consigliato. Bene, quindi queste sono state le letture che ho fatto a ottobre. Fatemi sapere se avete qualche libro da consigliarmi o se avete letto o intenzione di leggere i libri che vi ho fatto vedere. Fatemi sapere anche se vi interessano dei video appunto come questo che parlano di libri. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!